arrivato il weekend di Italian Bike Festival, l'evento di riferimento per il mondo della bici, ha aperto i propri cancelli presso il circuito di Misano. Attesi oltre 30.000 visitatori provenienti da tutta Europa, attirati da un expo di 3 giorni con oltre 500 brand, numerosi spazi di intrattenimento e un fitto programma di attività destinate a tutti gli appassionati. E finalmente è arrivato il weekend di Italian Bike Festival. Sì, proprio finalmente, era un anno che ci stavamo lavorando e nuova location, tantissime aziende, è diciamo un nuovo evento e IBF riparte da zero, però in un modo che è veramente incredibile. Abbiamo tantissimi espositori, tantissimo pubblico, quindi siamo molto contenti. Diciamo che abbiamo lavorato un anno duramente e anche noi eravamo curiosi di vedere come sarebbe venuto il villaggio e devo dire che siamo molto soddisfatti. E l'iconico circuito di Misano a completa disposizione di IBF 2022. Sì, questa è l'altra novità, si potrà girare in pista nell'iconico circuito per fare le bici, ma in più abbiamo sostituito l'iconica mountain bike che ci ha diciamo contraddistinto i primi anni a Parco Fellini con un'altra pista di mountain bike altrettanto bella all'interno del circuito che poi dopo il pubblico potrà vedere e provare. E cosa vi aspettate da IBF 2022? Quello che ci aspettiamo sempre, tanto divertimento, tanta festa, un parco giochi per gli appassionati della bici, ma anche un momento per le famiglie per scoprire un nuovo prodotto, un nuovo mezzo per muoversi, tantissime componenti che rendono, secondo noi, questa tipologia di festival unico. Quest'anno abbiamo dedicato un villaggio all'interno del villaggio, IBF si chiama Expo Bici Turismo. Dal 2019 abbiamo capito che il turismo in bici, il cicloturismo, fosse legato assolutamente alla vita della bicicletta e all'utilizzo del mezzo non solo come sport ma come tempo libero, e nel giro di qualche anno abbiamo avuto una risposta altissima da territori, destinazioni, anche bike hotel, guide, della necessità di avvicinarsi dentro al nostro evento per promuovere ai nostri visitatori. E quest'anno nel cuore di Italian Bike Festival, esattamente al centro, abbiamo 4.000 metri quadrati dedicati a destinazioni, regioni, tour operator per tutti i nostri visitatori che hanno la voglia di far vacanza in bici. Abbiamo tanti che vengono da Francia, Inghilterra e Olanda, sono i tre stati insomma da cui abbiamo più presenze, e anche molto la Spagna, diciamo che a parte l'Olanda che è un pochino più lontana dall'Italia, sono le regioni un po' del Mediterraneo, ecco, gli stati mediterranei. L'agenda del festival è ricca di appuntamenti, allora qual è il palinsesto delle corse 2022? Sì, abbiamo inserito da quest'anno un palinsesto di gare, questo è stato permesso grazie ai nuovi spazi insomma, che Autodromo ci ha messo a disposizione, quindi avremo per la domenica 2 gran fondo, una gran fondo strada e una gran fondo mountain bike, quindi partiranno, è anche una cosa abbastanza singolare che non si vede spesso, forse mai, di avere 2 gran fondo nella stessa giornata. È stato molto impegnativo fare l'organizzazione di questa cosa, perché mettere insieme due appuntamenti sportivi così importanti nella stessa giornata è stata una bella sfida, ma siamo fiduciosi che verrà fuori un grande evento. Quindi partiremo con la strada alle 7.30 e la partenza per domenica mattina, poi con la mountain bike alle 9.30. Ovviamente avranno 2 percorsi che condividono alcune parti, ma poi ognuno fa la sua strada per ovvi motivi, ma condivideranno poi anche i punti di ristoro, sia i ristori lungo il percorso, quindi il grande ristoro che abbiamo fatto a Montefiore, e poi il ristoro finale che sarà all'interno dell'area diciamo Expo di Italian Bike Festival. Quindi i partecipanti delle Gran Fondo si troveranno in un contesto direi unico al mondo, perché avere un'area Expo così importante in un contesto di gare insomma non è proprio una cosa da tutti i giorni. E insieme a questi 2 appuntamenti che sono i main diciamo del palinsesto, avremo anche tanti appuntamenti dedicati ai giovanissimi esordienti e juniores. Utilizzeremo la pista internazionale dell'autodromo, dove i ragazzi potranno insomma sfidarsi sulle curve dove di solito corrono i piloti, quindi sicuramente per loro sarà molto molto interessante e divertente. Perché la scelta di accogliere all'interno del circuito la 5ª edizione di IBF 2022?
Allora, le motivazioni sono quelle che vedete oggi, sono tantissimi gli operatori al quale serviva un luogo per poter velocemente essere allestito e disallestito, ma capace di poter ospitare tanti tifosi di questo sport, siano essi diciamo verso il mondo della pista e quindi con bici stradali oppure anche dell'off-road, e qui il territorio offre tantissime possibilità sia interne che esterne, e oltre al fatto di poter essere organizzati come un autodromo, con la velocità dei servizi che noi proponiamo, veniamo anche da una stagione abbastanza importante, la settimana scorsa abbiamo svolto la MotoGP, quindi siamo pronti ad ospitare eventi di questo tipo. E dobbiamo diciamo a questo mondo tantissimo perché noi ci crediamo, ma non solo noi, anche IBF ci crede, e quindi assieme siamo riusciti a comporre con il territorio tutto una squadra vincente, lo abbiamo già fatto per altre manifestazioni, continueremo a farlo, e quindi ci auguriamo che questa 3 giorni sia veramente quello di cui si sente tanto parlare, cioè un avvenimento molto importante a carattere europeo. Tanti VIP che arriveranno, sia delle due ruote soprattutto, sia di moto che di bici, che faranno diciamo diversi percorsi sfidandosi tra di loro. Ricordiamo Mario Cipollini come tanti altri campioni che si sfideranno qui. Però penso che sia un momento invece per concentrarsi, no? In un modo nuovo di vivere la vita, e quindi perché no? Partire da un autodromo penso che sia una cosa molto importante, e gli ultimi investimenti che abbiamo fatto sono molto importanti e si avvicinano tanto al mondo dei giovani, e quindi bisogna partire da lì, il mondo sarà dei giovani, e quindi perché no? Questo è uno dei mondi secondo noi molto importante. E noi teniamo molto a questo evento, l'Italian Bike Fest, che è nato a Rimini ma si è trasferito qui nel circuito di Misano. È un evento secondo me unico, è partito per così dire in sordina i primi anni, ma però adesso è veramente esploso, ha intercettato un mercato incredibile e soprattutto ha intercettato quello che per la Romagna, per l'Emilia Romagna è un asset fondamentale. Noi presentiamo qui la Sport Valley dell'Emilia Romagna proprio perché crediamo che lo sport, in questo caso la bicicletta, siano veramente delle carte vincenti per le nostre sfide turistiche del futuro, ma non solo, perché comunque siamo sempre nella terra della Wellness Valley, quindi il concetto di benessere legato agli sani stili di vita credo che in questo territorio sia veramente espresso ad altissimi livelli. Poi noi siamo molto contenti perché quest'anno siamo riusciti a portare qui anche il progetto del Ministero legato ai borghi, ai cammini, e quindi ecco un'ulteriore vetrina a livello nazionale per dei progetti che sviluppiamo con tutte le regioni italiane. Quindi ecco, siamo particolarmente contenti e ci aspettiamo veramente tantissimi visitatori in questa iniziativa incredibile legata al mondo del bike, sia a pedalata assistita ma soprattutto quella di forza, che ci appassiona a tutti. Buon Bike Festival a tutti! All'interno dell'evento anche un progetto di promozione turistica nazionale. Sì, esattamente, è un progetto su cui tutte le istituzioni investono molto, le regioni lavorano tutte insieme nel progetto Viaggio Italiano con il Ministero del Turismo e Enit per la parte di promozione all'estero. Si tratta di costruire appunto un viaggio italiano partendo dal claim "Scopri l'Italia che non sapevi". Vuol dire che attraverso la mobilità lenta, sostenibile, a partire dal bike, si possono conoscere territori che di solito non fanno parte delle mete più note del nostro paese, ma che comunque stupiscono. E quindi c'è una licenza, come dire, quasi grammaticale: scopri l'Italia non che non conosci, ma che non sapevi, proprio perché non sai di che si tratta. E ovviamente la bicicletta è uno dei mezzi con cui questa operazione si può fare in maniera più approfondita, più, come dire, capillare. Toscana ed Emilia Romagna, regioni confinanti, anche all'interno dell'evento gli stand sono confinanti. Qual è il legame di questi due territori? Stiamo facendo tantissime cose, un legame che nasce come sempre dalle persone, perché con il direttore dell'APT Servizi c'è un lungo rapporto di amicizia e di stima reciproca. Le due regioni, sappiamo bene che il viaggiatore non ama la geografia amministrativa, non è che viaggia per territori, viaggia per destinazioni percepite, e quindi
sconfinare non è un problema, è trovare invece un buon rapporto qualità-prezzo e soprattutto un grande senso di ospitalità, che è quello che dovrebbe contraddistinguere sempre tutta la nostra offerta italiana. E IBF 2022 cosa potrebbe portare alla regione toscana secondo lei? Dico, per noi è tutto nuovo, nel senso non siamo mai venuti, non abbiamo mai partecipato a fiere B2C dedicate al ciclobike ed è un modo per cambiare un po' anche l'approccio dell'agenzia, insomma molto meno autoreferenziale sulla bellezza della regione. Io dico sempre che quello che stiamo provando a fare è raccontare non solo che è un bel territorio, ma che insomma tutti siamo bravi ad accogliere le persone. Nel tempio delle due ruote, però leggevo stamattina tutte queste notizie, la mobilità dolce, no? È una cosa molto bella per me, perché dopo la ginnastica dolce, la mobilità dolce ha questo evento meraviglioso che è l'Italian Bike Festival, per la prima volta qui nel tempio delle due ruote. Pensare che tre giorni fa c'era tutto questo rumore, no? di motori, di cose, e adesso c'è un silenzio, c'è una pace, c'è una serietà meravigliosa. 500 espositori, si aspettano 30.000 visitatori, è un evento veramente molto importante che mai come quest'anno vede il pubblico internazionale, no? Sono qui per tagliare questo nastro con grande felicità, perché trovo che il cicloturismo e questo comparto sia in grandissima ascesa.